Un pareggio che lascia l'amaro in bocca perché la Virtus Francavilla, la possibilità per vincere la gara di potenza, l'ha avuta e come. Troppe occasioni sbagliate, figlie anche delle assenze pesantissime in zona d'attacco. Il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magri, però prova a guardare avanti e soprattutto con ottimismo all'immediato futuro. Siamo in un momento particolare sul piano dei risultati, ma non delle prestazioni, dice il massimo dirigente biancazzurro. Avremmo meritato anche qualcosa in più perché abbiamo avuto tante occasioni, non siamo stati bravi a finalizzarle e quindi sono assolutamente soddisfatto perché non è facile fare punti su questo campo. Se l'aspettava un Potenza agguerrito alla ricerca di punti e soprattutto in una fase del campionato dove non si possono permettere più errori e distrazioni. Ma assolutamente sì, sono chiaramente squadre che si devono salvare, così come è stata anche con la Paganese nel turno infrasettimanale, squadre che sono in questo momento agguerrite e che non è facile affrontare. Però devo dire che i miei ragazzi l'hanno affrontata bene, col piglio giusto, e siamo riusciti a portare a casa un buon punto, anche se forse meritavamo qualcosa in più. Per quanto riguarda l'eventuale riforma, chiaramente può andare in vigore dal prossimo anno, secondo lei? No, assolutamente no. Di Ai solito, nastri di partenza. quando si fanno le riforme dei campionati, poi si aspetta sempre un anno, per permettere, diciamo, a tutte le squadre di ripartire, diciamo, nei campionati, senza, diciamo, che ci siano delle differenze. Quindi, credo che sicuramente le riforme si devono fare perché non sono più differibili, soprattutto per quanto riguarda il nostro campionato, che è un campionato che non ha la sostenibilità economica necessaria, però chiaramente, ecco, bisogna farla con i giusti tempi. È un campionato che sta volando via ancora senza pubblico. L'assenza di pubblico sia dal punto di vista economico, così come incide l'assenza degli sponsor, perché chiaramente in un periodo di pandemia le aziende non investono nel calcio come potevano fare negli anni passati, ma l'assenza del pubblico si fa sentire anche proprio come dal punto di vista agonistico.